possiamo forse vedere se magari se c'è qualche ultima domanda, con una favoletta che si racconta in vari posti del mondo. Io qui ho preso da quella che mi raccontavano in Africa, del pescatore che pesca lungo il fiume con la sua cannetta di canna, e arriva il tecnocrate invece capitalista e dice: ma tu che fai qui, peschi solo questo? Potresti, sai che con la canna di fibra di carbonio potessi pescare molto di più, poi metti l'esca elettronica, pigli il sonar, errata, ti fai una flotta di battelli, chiami persone a lavorare, incrementi il tuo fatturato, fai un sacco di soldi, così finalmente puoi fare quello che ti pare. E quello mi fa: ma io, a me piace pescare, già lo sto facendo. Poi ecco, la cosa che invece è importante da dire, visto che appunto Mario, come dire, usa le favole, è che questo libro poi è veramente alla portata di tutti. Cioè, la grande capacità di Mario, anche lavorandoci in televisione, prima parlavo sempre dello sviluppo dell'uomo, no? Io ricordo benissimo la puntata di Gaia Scienza in cui noi avevamo tutti questi ricercatori e si parlava appunto del tempo che serve, e lui ha allargato le braccia dicendo: vi faccio vedere, questa è la storia della Terra, la storia dell'uomo, cioè da quando è apparso l'uomo è un'unghia. Ecco, queste immagini sono contenute in questo libro e sono schiaccianti, cioè ti spingono veramente a una riflessione. Poi uno può essere magari d'accordo o non d'accordo, insomma, su alcuni aspetti, però effettivamente, come dire, è la capacità di rendere appetibile un discorso che può sembrare altissimo, anche quello appunto degli organismi geneticamente modificati, di tante cose insomma particolarmente complesse. Da dove nasce questa tua... cioè tu sei sempre stato così chiaro, o hai affinato questa capacità, o hai pensato che fosse una necessità per fare il divulgatore? Adesso, grazie del complimento, ma in realtà mi sono accorto di una cosa: tu puoi essere anche un ricercatore molto valente, ma non saper raccontare quello che fa. Non necessariamente un ottimo divulgatore è anche un buon maestro, un buon professore, e ne ho avuti tanti. Ho imparato molto da chi invece, oltre a essere valente, riusciva a raccontarti quelle cose in una maniera semplice. Lo faceva in genere usando due metri: uno